Allora, mister, seconda sgambata anche oggi, insomma, della partita parliamo il giusto e l'onesto. Quello che mi interessa capire è sempre il solito stato di avanzamento del tuo lavoro, anche in prospettiva a dove vuoi arrivare, e ti chiedo anche dov'è che al momento stai focalizzando maggiormente l'attenzione, anche per raccontare un po' a casa i punti che stai cercando di toccare maggiormente, che magari ancora non sono completamente chiari nella tua mente. Sì, beh, intanto l'indicazione più chiara oggi è che stiamo lavorando bene perché i ragazzi erano veramente carichi, veramente in difficoltà a livello fisico. Questo significa che stiamo lavorando tanto, stiamo lavorando bene perché altrimenti sarei preoccupato se non fosse così. Quindi, al di là di questo, abbiamo fatto 90 minuti nella metà campo dell'avversario cercando sempre di far gol. Oggi la palla faceva fatica a entrare, l'ultimo passaggio, la rifinitura, un po' di lucidità, però la squadra è stata propositiva fino alla fine e soprattutto, per rispondere alla tua domanda, è stata sempre attenta nelle loro ripartenze e con grandissima attenzione abbiamo concesso 0 tiri in porta. Che cosa ci dobbiamo aspettare da Baldanzi che oggi si è messo in mostra? Io penso che Baldanzi sta dimostrando ogni giorno di essere un ragazzo che ci sta benissimo in una formazione di Serie A, come lo è Fazzini, come lo è degli Innocenti. Normale che avrà davanti della competizione, come è giusto che sia, però onestamente vedo un ragazzo che ha delle grandissime qualità tecniche, che deve crescere in alcuni punti di vista, però il futuro è sicuramente dalla sua parte. Ciao mister, oggi abbiamo visto un assaggio di quello che potrebbe essere l'attacco titolare, no? Con Satriano destro e Bairami in questa sorta di 4-3-3. Proprio la funzione di Bairami, l'avevi già detto in fase di presentazione quando sei arrivato a Empoli, questo trequartista diciamo esterno, è quella la posizione in cui lo vedi meglio, è questo il Bairami che viene a prendersi palla a centrocampo, quello che vuoi vedere anche nel proseguo della stagione. No, semplicemente Bairami dipenderà dalla partita, dagli spazi. Io in questo momento gli sto lasciando le libertà di movimento, non lo sto legando a giocare esterno come non gli sto dicendo di giocare per forza interno. È libero, si va a prendere la posizione e naturalmente lui si defila sempre, quindi questo è un po' quello che poi crea il sistema, no? I giocatori vanno a trovarsi la loro posizione, mentre Satriano, anche se è un 4-3-3, però gioca da punta, gioca vicino, gioca in coppia. Dall'altra parte abbiamo dei terzini che spingono tantissimo, quindi Stojanovic praticamente fa l'ala destra. Quindi al di là dei numeri, la squadra è importante che abbia sempre giocatori in ampiezza, giocatori dentro il campo, tra le linee, e degli attaccanti in area per far gol, perché poi dopo l'area va sempre riempita. Ed abbiamo parlato di fase di non possesso, no? Come una di quelle cose da curare maggiormente e da accrescere, da arricchire. Ora è chiaro che Castel Fiorentino e Stella Vezza non possono rappresentare due test probanti come saranno Spal, Spezia, Fiorentina, eccetera. Però io vedo grande, grande attenzione in questa fase. Sì, ci stiamo lavorando tanto, ma stiamo lavorando in ugual misura anche sulla fase offensiva. Per me sono importanti tutte le fasi, però vedo che i ragazzi non ci sono con la testa, gli piace il modo che abbiamo di difendere. Ho portato dei concetti che sono i miei concetti, non so se sono quelli giusti, ma sono i miei, Certo. insomma, quindi io credo in questi e i ragazzi devono credere in quello che l'allenatore porta e mi stanno dando delle ottime risposte sia in allenamento e anche in questa amichevole dove stiamo subendo praticamente nulla, anche se detto bene, i test più importanti ci saranno tra qualche tempo. Ti chiedo l'ultima cosa per capire anche il programma, no? Che tu stai facendo fare alla squadra in previsione del debutto, perché quest'anno insomma, i tempi sono solamente molto stretti, il 6 saremo già in campo in Coppa Italia, gara ufficiale. Ecco, tu quando pensi di iniziare a vedere un avvicinamento al 100% dell'Empoli che hai in testa? Beh, già dalle prossime partite inizieremo intanto a mettere del minutaggio, perché in questo momento hanno giocato solamente 45 minuti, a parte Viti oggi, ma perché mancava Slani. Sì, Ismaili, scusate. In virtù di questo, però, dalla prossima partita inizieremo ad alzare i minutaggi, anche se i titolari devono essere molti, devo avere molta scelta, il campionato è lungo, ci sono partite infrasettimanali, c'è bisogno veramente di tutti e questo è un gruppo livellato che tanti ragazzi possono mettermi in difficoltà durante la settimana, però già dalla settimana prossima, per forza di cose, avendo poco tempo, inizieremo a mettere dentro il minutaggio e si delineeranno un po' di più le cose.